Giornata del mare 2023, Alessandro Ducci, comandante della Capitaneria di Porto della Spezia. Due parole su questo evento che andiamo a affrontare fra pochi giorni. Sì, come ogni anno si celebra questa giornata che oggi spostiamo, quest'anno spostiamo al 14 aprile, una giornata fondamentale voluta grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, che è una giornata celebrativa del mare e della cultura marinara. Questo significa che gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado in questa giornata possono avvicinarsi ad una realtà che qui su Spezia è loro familiare, e cioè il mare, questo bene così prezioso e inestimabile che circonda la nostra penisola e che dobbiamo tutelare e amare. Ed è per questo che noi crediamo che questa giornata sia fondamentale, con la collaborazione con la Guardia Costiera, per sensibilizzare le nuove generazioni su questa importanza di un bene che è sì da tutelare, ma che può dare anche delle risorse economiche. È un bene così prezioso che fa parte della cultura di questo paese, ed è ovvio che cominciare dai giovani, che devono diventare cittadini consapevoli del mare, io credo che sia una base importante per un futuro realmente sostenibile. Esperienza spezzina, come la vede? L'esperienza spezzina è particolarmente stimolante, in quanto questa città vive questa giornata in maniera entusiastica grazie al contributo di tantissime associazioni, enti che sono coinvolti nella realtà marittima e portuale spezzina, e credo che si offrano ai giovani in questa giornata delle grandissime opportunità di esperienza, di laboratorio, di conoscenza, e io ritengo che sia un fiore all'occhiello di questa città. Bene, allora ci vediamo il 14 aprile per questa splendida giornata del mare 2023. Grazie comandante. Grazie a voi.